tutti! Anche alle nostre? Cittine! Dammi un abbraccio, ciao, Ilari! E finalmente ve l'avevo detto, eccoci qua! Ciao, Ilari, ragazzi! Allora, finalmente ho conosciuto Stefano. Salve Giorgio, ciao! Ciao, Ilari! Ciao a tutti amici, state per vedere i migliori momenti del 2021 con tutti i nostri amici. Buona visione! Abbiamo una super sorpresa. Mamma Giulia e figlia Chiara! Ciao a tutti, anche alle nostre cittine. Ma così, non scusate un attimo, ma noi siamo venuti qui con voi, con Chiara, a far che cosa, Ilari? A giocare? Allora sei pronta a fare le super sfide? Andiamo subito. Volete fare uno scherzo al papà di Ilari? Un gavettone? Sì! È una bellissima idea! Eccola! Sì. Comunque è una bottiglia, invece che una fontanella. È meglio. Allora, il primo un po' troppo. Tienimelo! Che cade. Okay. Dai, mettilo un po' di più, chi se ne frega tanto. Vai, abbonda. Ecco come sto dormendo. Si mette bene. Ok, carta, forbice, pietra. Carta, forbice, pietra. Devo dare prima te. Ok, va bene, andiamo. Però vai, piano. Ci stai, piano. Ma hai sonno profondo? Ma dormi veramente? Sì. Ok, andiamo. Lanciami il bicchiere e andiamoci a nascondere. Ciao a tutti amici, benvenuti in questo nuovo video che vi faremo incontrare mia madre. Ragazzi, dietro questa porta c'è mia madre. Andiamo a vedere. Sta dormendo. Andiamo di nascosto a scoprire mia mamma. Non facete rumore, sennò lei veramente. Ma scusa. Eccola. Abbassati. Si è mossa. Ilari, scappa. Vieni qua. Allora siamo riusciti a svegliare la mamma di Ilari e tra poco, anzi in questo momento, Ilari sta facendo le piastre ai capelli. Dato che la mamma non ama ancora farsi vedere, vediamo cosa riusciamo a fare, eh? Vediamo se riusciamo a inquadrare qualcosina. Allora, ti sto per inquadrare, eh? Ti inquadro? Inquadra mamma. Ila, cosa devono fare i nostri amici per scoprire chi è tua madre? Continuare a vedere il video. Perché tra poco forse scopriremo, attenzione, questa è la capoccia, questa è la testa, con la pizza, piano. Come fai i capelli, Ilari? Eh? Come li stai facendo? No, lei come li sta facendo. Come li sta facendo? Chiedono a lei come li sta facendo. Scusi, mamma di Ilari, come gli sta facendo i capelli? Lisci. Lisci come? Lisci. Lisci? Sì. Ma possiamo inquadrarla in faccia adesso? No. Tra poco? Ragazzi, in questo video siamo andati al cinema con Kappa e Kassu. Guardate il video. Guarda chi c'è. Anzi, credo. No. Lei è Francesca. Sì. Ciao Francesca. Ciao. E finalmente ve l'avevo detto, eccoci qua. Ciao ragazzi. Finalmente ho conosciuto Stefano dopo che l'ho seguito per tanto tempo su TikTok, poi su YouTube. Finalmente ho conosciuto Stefano, però Ilari non mi ha ancora salutato. Ma hai visto Kappa e Kassu? Li salutiamo? È un po' emozionata Ilari. Ma te ricordi lui abbiamo mangiato un panino insieme una volta? No, evidentemente non si ricorda. Non lo ricorda.
Ma alla fine non ho capito, ma dove stiamo andando? Io? Allora, stiamo andando a vedere un film un po' particolare. Non diciamo il nome del film, ok? Vabbè, non spoileriamo il film. No. Vabbè, allora intanto andiamo, ok? Io sto qua anche morendo dal caldo. No, pure io. Siamo a 100 gradi, vabbè, andiamo al cinema e poi vediamo. Andiamo, papi? Facciamo uno scherzetto a capo e caso? Gli faccio uno scherzetto? Ila, guarda visto anche chi c'è. Salve Giorgio, ciao Ilari. Ma come fate voi su TikTok, scusa? No, lo facciamo sentire alla massima potenza. Proprio fortissimo. Wow! In questo video ci siamo sfidati, io e Ilari, in un parco gigante. Siamo in questo parco gigante e è tutto per noi. Ila, ma ti rendi conto? Fammi vedere cosa c'è in questo parco. C'è lo scivolo, guardate che bello questo. C'è lo scivolo che adesso vengo anche io tu e facciamo una bella sfida. Che ne dici? Sei pronta? Ragazzi, io ho un po' paura a salire, ma proverò a salire insieme a voi. E scenderemo insieme. Oh, mamma mia. Aiuto. Ila, aspettami. No, aspettami, Ila, per favore, prego, Ilari. Aiuto, ecco. Ok. Sto arrivando. Dove sei? Scusami, Ok, ma guarda, mamma, ragazzi, è altissimo. Sto arrivando. Eh? Devo arrivare. Dai, ti aspetto, corri. Allora, adesso facciamo questo esperimento di scendere insieme a voi su questo scivolo altissimo. Ho un po' paura, però, veramente, però vediamo. Ecco Ilari che sta arrivando. Allora, cosa facciamo? Scivoliamo. Eh? Scivoliamo. Scivoliamo insieme. Tre. Siamo pronti? 3. Guarda, 3, 2, 1. Adatto altissimo. 3, 2, 1. Non vale però. Certo che vale. Eh? Certo che vale. No, non vale. Sì. Quando arrivano Stefano e Ilari? Magari arrivano dopo che abbiamo salutato l'altra capretta invece. Guarda qui, ciao. Lei si chiama Chiara secondo me. Sì, ciao. Scusateci ragazzi, non è colpa mia se abbiamo fatto tardi. È colpa sua. Finalmente, io non ce la facevo più. Allora, prima di tutto ho fame e poi la capra non mi parla nemmeno. Sì, è molto scorbutica, si è stancata anche lei di aspettarvi. Comunque Ilari, vieni, dammi un abbraccio. Ciao finalmente. Ilari. Ci vediamo. Ok, perfetto, molto brava. Bene, non ti ha visto, vero? Ok. E papà, puoi andare via se ci vuoi lasciare in pace. Tu vai a mangiare. Sì, sì. Vai a mangiare. Sì. Noi rimaniamo qua. È arrivata la cena. Ah, è vero. Sì, anche il pranzo. Pranzo e cena. Sì. Va bene, effettivamente è un po' tardi. Quindi intanto, ragazzi, io vado a prenotare. Hai portato ciò che ci serve? Ecco qui. Oh, perfetto. Molto bene. E se l'ho rotto un po' perché mi andava. Ok. Hai già iniziato a romperlo? Sì. Bene, almeno l'hai riscaldato. Perfetto. Perfetto. E adesso cosa facciamo? Ora che attento, se no ti cade quella cosa lì. Cosa? Quel tronco. No, nessun tronco sulla mia testa. Questo dobbiamo rompere, non la mia testa. Lo lanciamo. Ok, lo lanciamo. Che bella maglietta hai. Grazie, ti piace? E tu invece hai delle bellissime scarpe invece. Oh sì, sono proprio carine. Ilari, Nina, Matti, venite per favore a pranzo. Ormai è quasi arrivato il cibo. Se non venite, ragazzi, mangio tutto io perché ho moltissima fame. Quindi vi sbrigate per favore. Venite. Sì, arrivo subito. Dovrei fare un secondo una chiamata però. Sì, non abbiamo il telefono. Ce lo siamo dimenticati a casa. Sì, no, in realtà l'abbiamo usato prima per chiamare Stefano. Però poi l'abbiamo messo in carica perché si è scaricato. Esatto. Potresti prestare il tuo, per favore? Uh-huh. Va bene, Matti, ma mi raccomando, perché io al mio telefono ci tengo tantissimo. È nuovissimo, è quello proprio l'ultimo modello che mi piace tantissimo. Ho tante foto dentro, quindi mi raccomando, non lo fate cadere. Ci tengo tantissimo, Matti, ok? Tieni. Oh, ok, perfetto, grazie mille. Faccio la chiamata e arrivo subito, Sì, vai. Telefono di Stefano e telefono finto. Adesso noi facciamo in questo modo. Questo lo tengo io e quello lo prendi tu. Scusami Stefano, non riesco a sbloccarlo. Potresti venire un attimo? Sì, c'è la Ilari. C'è la Ilari in questo momento. Quante volte vi ho detto, ci tenevo molto al mio telefono. Adesso ragazzi, è passato veramente mezz'ora. Il cibo è arrivato, datemi il mio telefono. La chiamata la fate dopo, okay, l'ho mangiato. Dammi... guarda. Grazie. Tieni, Nina e Matti, dagli giù.
caso. Ok, aspetta. Vai. Okay. Mi è venuta un'idea. Aspetta, guarda. Stefano, scusami, non volevo, però sono diventato bravissimo a un nuovo sport, il lancio del telefono. Ok, vai. Calcio? Ok, giochiamo a calcio. Dai, vieni. Tanto non ti serviva, giusto? No, infatti. No, Stefano. No. D'accordo, Hilary, allora andrò anche io. Vai. Da salto. Hilary, bravissima, batti 5. Forse Stefano però si è arrabbiato. Mi sa che ha funzionato, eh. Mi sa che ha funzionato. Un'epica pausa challenge con le zie di Hilary. Ok, vi propongo un bel frizz. Propongo un bel frizz challenge, sapete che cos'è? No. Voi fate quello che volete, vi muovete, giocate, ma a un certo punto, quando dall'alto qualcuno dirà freeze, voi vi dovrete bloccare. In qualsiasi situazione siete, non vi potete muovere per nessun motivo, altrimenti pagherete una bella penitenza che saranno proprio gli altri concorrenti a scegliere. Se Nicole si muove, saranno Hilary e Roma a scegliere la penitenza. Ovviamente più la penitenza è cattiva e malvagia e più il gioco sarà divertente. Che ne dite? Va bene. Va bene. Siete sicure? Sì, sì. Siete pronte? Sì. A rischiare? Sì. Ok. Hai perso? Sì. Ecco una bacinella. No, dai, vi prego, no. No, no. Lo devi fare, la tua penitenza. No. Dai, invece lo devi fare. Beh, dai, che fa così caldo questo periodo. Dai, che fa caldissimo. Oddio! Ha perso. Voglio fare penitenza. Sì. Io vado a fare penitenza. Ora decidiamo noi per te, eh. No, mi vengo qui da sola. Occhi tu. Piano. Reggi dritto. No, devi mangiare dritto. Ragazzi, il sale. Dai. Che schifezza. Dai. Hai perso la penitenza, quindi un pochino devi mangiarlo. No, di più. Com'era? Salato? Schifo! Perché la penitenza stavolta la sceglierà Hilary. Roma dovrà urlare dal balcone, dovrà dire sono una scema. Dai, dillo! Affacciati, guardate, appunto i palazzi. 3, 2, 1... Sono una scema! Siamo entrati di nascosto a casa di Nino e Matti! Dove? Affacciati poco. Eccoli! Li ho visti, ragazzi! Eccoli, stanno lì, guardate! Ah, oh, Nina, questo programma è noioso! Vuoi un po' di caccole? No, non le voglio, che schifo! Nino, Matti, abbassati. Perché c'è Willy che ci sta guardando. Adesso noi ragazzi dovremmo fare un salto lunghissimo per non farci vedere da loro, sennò ci cacciano subito via da casa e non vediamo nulla. Mi prendi un altro fazzoletto laggiù? Ah, ok, va bene. Dai, tieni questo. Quante ne abbiamo passate? Ma perché mi attendi? No, non mi tradire! Cosa? No! Cioè, no, volevo dire! Cioè, salve! Salve, ma tu? No! Che cosa ci fai? No, qui? Noi passavamo da quelle parti. Ah! E abbiamo detto, portiamo un caffè, una cosa a questi vicini. Cioè, non lo so, veramente, non volevo entrare! Hilary mi ha portato qua, io non ci trovo niente, scusate. Io non avevo nemmeno il caffè. Ecco, infatti, io invece sì. Andiamo a prendere insieme? No, scherzavo, io sono arrabbiatissimo con te, Stefano. Ma come ti permetti di entrare in casa nostra senza permesso? Vabbè, no, perché, cioè, praticamente Hilary aveva portato il vostro libro. Ha portato il libro e le vostre scarpe. E voleva farvele vedere. Però io non avevo il coraggio di dirlo, allora siamo stati un po' di nascosto. Ah, wow, che carina, Hilary, grazie. Va. Ecco, come potete vedere, veramente... Noi avevamo preso il vostro libro e... Proprio il nostro? Sì, proprio il vostro. Wow, bellissimo! Portale magico. No? Quindi
volevamo farvelo, ve lo volevamo dire. Scusate, siamo un po' così di sorpresa. Beh sì, eravate tipo dei ladri, però è stato carino. Mi hai fatto prendere un colpo, sei caduto proprio a terra. Sì, volevamo chiedervi se lo volete firmare, Ilari, volete fare questa cosa. Beh certo che possiamo. Ok, che non è ancora firmato, vedete? Ah, ok, okay. Beh, va certo. Che situazione strana. Ok, perfetto, Ninna, tocca a te. E Matti... Per Ilari, ovviamente, non per Stefano. Per Stefano assolutamente no. Io sono prossolettico. No, ok, vabbè, la mia firma è venuta un po' male per colpa vostra. Va bene, l'importante è che ha firmato. Ma ora ce lo mangiamo un cornetto? Beh, io direi di... Con la Nutella? Che dite? E anche una carbonara, io direi. Oh, ok, perfetto. Andiamo. In questo episodio non ho avuto una grandissima idea. Quella di lasciare Ilari e Chiara da sole in casa. Guardate cosa è successo. Ilari, mi raccomando, mi fido di te. Fai la... Mi stai prendendo in giro, scusami. Ma mi stai prendendo in giro? Vabbè, Stefano, facciamo una cosa. Vai pure. Sei in ottime mani. Mi fido di voi, però, guarda. Bimbe. Cerchiamo di non fare disastri, ok? Ok. Vabbè, buona fortuna, ci vediamo dopo. Comportatevi bene e non pasticciate nulla, ok? Sì. Siete sicure? Sì. Vi posso fidare? Sì, ciao. Va bene? Ilari, sta pensando a quello che penso io? Sì, proprio sì. E cosa? Coloriamo per terra? Bravissima, allora sei proprio avanti. Allora, no. Ancora rosso. Pensa tu anzi si arrabbierà. Ma figurati. Aspetta, ma che ne dici se adesso ci trucchiamo? Bravissima, però mi è venuta l'idea. Ci trucchiamo? Sì, ma prima lui serve. Ma scusa, ma lì per terra lasciamo un po' di sporco? Sì, sì, tanto che se ne frega. Ok, però... Sì, Chiara, tanto che si vede tanto sporco là. Ah sì. Allora, ci siete? Sì, mamma, tutto bene. Sì, mamma, tutto bene. Vai, mamma, tranquilla. Tranquilla, tranquilla. Mettimi il rossetto. Fammi bene anche tu. Ok. Chiara, Ilari! No, no, no! Guarda! No, no, io non ci credo. Io non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo. Dov'è? Dov'è? Mettimi. Dov'è? Immediatamente a prendere Ilari. Hanno fatto un casino. Ah, e poi colpa mia? No, è colpa mia? No. Vieni immediatamente a prenderti Ilari. Fine, basta. Ma noi siamo state bravissime, vedi? Mamma mia, Giulia, che sarà mai? Ho lasciato Ilari un pochettino. Che avranno mai combinato? Chissà che sarà mai. Mamma mia. Guarda. Ma io non sono bravissima. Ma come no? Guarda tu come... Babbo Natale che vieni quando chiudo gli occhi. Chiudo gli occhi. Passi dal camino e a tutti si avverano i sogni. Tutti i sogni. Porti la neve, le renne, la slitta. Mangi biscotti leggendo ogni lista. Porti l'amore dentro le persone, anche solo con il tuo nome. Questa è una letteria secondo voi? Ma è una prova che posso da sola. Posso da sola? Ma non sa scrivere. Vabbè. L'ho imparata. Sono parata. Ma guarda qua. Mi vedi stanco? Sì. No, proprio tanto. Dai, Vabbè, allora facciamo così, vado a riposare proprio giusto qualche minuto. Che sta facendo? Vado a riposare proprio qualche minuto e poi la facciamo insieme, ok? Okay, tu tanto fai le prove. Cotoletto, vieni, via libera. Eccomi, la riva, papà. È andato a dormire.
Che facciamo oggi? La letterina. Sì, mi piace. Posso scrivere io? Sì, però Pedro. Vai. Questa chi l'ha fatta? Papà. Non mi piace. Posso cancellarla? No. Vabbè, io ne faccio un'altra qui, eh. No! Vai, allora. No, no! A chi è la letterina? A Babbo Natale. Ah, Babbo Natale. Ma tu lo conosci Babbo Natale? Sì, lo conosco. Lo conosco. E sa la barba? Bianca. Bianca e anche un po' verde. Come, no? Eh sì, c'è la bianca, verde e sulla, qui sulla punta un po' azzurra. Babbo, no, dai, non voglio venire adesso, ma sto con Ilari, ormai vivo con... Vabbè, vengo un attimo e torno, ok? Effa! 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 Ilari, che c'è, Ilari? Perché stai strillando? Cosa? Vuoi la cotoletta da mangiare? Sì. Ah, volevi la cotoletta? Tra un po', quando è ora di cena? Questa è la Coca-Cola, prima. Ma adesso concentra. Cosa? Ma... chi ha scritto questa lettera fino adesso qua? Io. Ma ti sei imparato a scrivere bene? Questa volta voglio proprio vedere che cosa succede, chi appare in questa casa. Aiuto, è fuggitoletta, aiuto, mi aiutami! È andato via, papà! Oh, Ilari, ma come sei bella! Ma mi sono trasformata in un orso! Oh mio Dio, ma è un elfo vero! Ma allora esistono! Diventare in un orso. Devo farti tornare bambina. Non me lo ricordo. Dov'è il libro? È il fuoco d'oretta, ma guarda che ce l'ho proprio qua nella mano. Oh mamma mia, eccolo. Allora, la trovo. Un momento, allora, eccola qua. E pasta. Sì, eccola, pasta asciutta, burro e pastina. Torna in fretta, mia bella bambina. Grazie, cotoletta! Ilari! Forse voleva tanto, forse meglio. Vabbè, un momento, dovevo leggere il libro. Senti, però era brutta, essere grande. Ah, sì? Sì. Te l'avevo detto. E il fuoco d'oretta, grazie di tutto. Forse devi andare via subito dalla porta. Ok, vado. Com'è la formula? Com'era? Io mi sento. Questo è stato il nostro riassunto del 2021 e adesso iniziamo alla grande il 2022. Quindi amici, iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i nostri video. Attivate la campanellina degli aggiornamenti e lasciate un bel like. E ci vediamo domani con un altro nuovissimo video. Ciao!